Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa canotta estiva molto simpatica e molto particolare che io ho deciso in collaborazione con Silvia Taddei, un'altra youtuber di cui vi lascerò il link in descrizione del suo canale, di chiamare Lady Queen. Io nel video vi farò vedere come realizzare appunto questa canotta col scollo quadrato, mentre nel suo canale vedete come abbinarci sopra una cappa o coprispalle che vi permetterà di sfruttare la canotta quest'estate, appunto anche di sera. Per quanto riguarda il filato, entrambi abbiamo optato per quello della Mistrico Filati della linea Topless. Il colore scelto è il colore 11, che è questo lilla molto diciamo forte. E ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri ed è 100% poliamide. Io l'ho già utilizzato l'anno scorso, se ricordate, ho fatto la maglia Iron Woman. È un filato adattissimo soprattutto per i costumi perché è elasticizzato. Per poter realizzare questo top, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 grammi di questo filato lavorandoli con l'uncinetto del 3,5. La lavorazione è semplicissima, si parte dal basso, si ripetono sempre 4 giri fino ad arrivare all'altezza degli scafi e a quel punto si divide la parte dietro dalle parti avanti. Prima di fare queste spalline io ho fatto un motivo che va da destra a sinistra. Dopo sono passata a lavorare le spalline, quindi lavorando un solo motivo sia in orizzontale che in verticale. Dietro invece vi faccio vedere, ho lavorato un unico pezzo, ma voi potete decidere anche di fare le spalline dietro. Io ho preferito dietro lasciarla così e fare appunto lo scollo quadrato solo sul davanti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, spero che realizzerete sia la maglia che la cappa o coprispalle da abbinarci sopra. Come vi ho detto in descrizione, vi lascerò il link e se decidete di realizzarlo, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, dove sono tornata a rimettere le vostre foto, ho avuto un po' di problemi, oppure potete taggarmi sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare. Mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio o con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi, come sempre, poi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per lavorare la nostra canotta io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Topless, che so che molte di voi hanno già utilizzato l'anno scorso, anche perché io ci ho fatto sia la maglia Iron Woman che un'altra lavorazione. Questa volta come colore io ho optato per questo color fucsia, che è il numero 11. Vi ricordo che questo filato è 100% poliammide. Allora, io ho montato 189 180 catenelle e lavorerò con un 103,5. Mi raccomando, chi deve fare una taglia più grande tenga presente che questa lavorazione si ottiene su un multiplo di 12, quindi se siete una taglia M andate ad aumentare di 4 motivi, se siete una taglia L andate ad aumentare anche di 8 o 10 motivi. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, non faccio alcuna catenella di separazione, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. Ho realizzato così 3 maglie alte. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle di base e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, rientro seconda maglia alta. Catenella di separazione, rientro terza maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo l'ultima volta insieme. Quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta.
catenella di separazione, rientro seconda maglia alta, catenella di separazione, rientro terza maglia alta, prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza, realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto inizio il secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, vado direttamente dove ho la prima delle 3 maglie alte nella stessa maglia di base, catenella di base, e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nella catenella, nella maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto la maglia alta, vado in quella centrale e ricomincio da capo, quindi vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, vado direttamente dove ho la prima delle mie 3 maglie alte nella stessa catenella di base e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la maglia alta centrale, quindi salto questa e vado alla centrale e faccio una maglia alta. Catenella di separazione, vado nella prima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la di nuovo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vado nella maglia alta successiva e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Catenella di separazione, salto la maglia alta, vado in quella centrale e di nuovo vado a fare il mio giro. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte e la catenella, quindi vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, vado dove ho la maglia alta, la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda maglia alta e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Vado nella terza maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ancora vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie alte insieme. Vado direttamente dove ho la maglia alta e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda, realizzo una seconda maglia alta non chiusa. Vado nella terza, realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho di nuovo la prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella seconda, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella terza, realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. E di nuovo una maglia alta non chiusa sopra ogni maglia alta, quindi una, successiva 2, successiva 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro.
Sto per terminare anche il mio terzo giro. Dopo aver fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, entro nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta all'interno delle 3 maglie alte chiuse insieme, 4 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, 4 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo, quindi una maglia alta nella maglia alta, una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, 4 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme, 4 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 1, 2, 3, 4. Una maglia alta dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, vado all'interno della terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, a questo punto ricomincio dal primo giro, ma siccome abbiamo una base diversa vi faccio vedere come fare. E realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Salto 2 maglie alte e realizzo nella terza una maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, salto 2 maglie alte e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vedete, ve la trovate sempre in corrispondenza. 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vedete anche questa è in corrispondenza del petalo centrale del fiore e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta, catenella, rientro un'altra maglia alta, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie alte e ricomincio da capo. Quindi questi sono i 4 giri che andremo sempre a ripetere. Una cosa, se volete la volete meno forata, potete andare a fare invece che un solo giro di maglie alte, ne potete andare a fare 2-3 in modo tale da avere la canotta meno forata e avere quindi strisce di maglie alte. Quindi visto che qui stiamo facendo 3 giri, potete andare a fare 3 giri di maglie alte e poi ricominciare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta, questa se la volete più coprente, altrimenti procedete come sto procedendo io. E arriveremo poi agli scalfi, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, vi farò vedere come fare la parte dietro e poi la parte avanti. Nella parte avanti vi dico già che faremo uno scollo quadrato, quindi andremo a fare delle spalline in modo tale da creare questo scollo quadrato sul davanti, mentre dietro lavoreremo un solo blocco. Allora, ho ripetuto il motivo per 13 volte, quindi dal basso fino ad arrivare all'altezza degli scalfi ho ripetuto il giro 13 volte. Adesso sono andata a contare i miei motivi orizzontali e ne ho 14, quindi ne ho messi 7 dietro e 7 avanti. Mi raccomando, se ne avete uno dispari, quello dispari va sempre messo sul davanti. Io ho messo il mio marcatore dove ho la prima e l'ultima maglia alta dopo i miei motivi. Quindi prima del mio motivo ho la maglia alta, perché vedete qui noi abbiamo la striscia di maglie alte, quindi vado qua. E anche da questa parte ho la striscia di maglie alte, sono andata a mettere il marcatore dopo il settimo motivo e adesso vi farò vedere come si passa facilmente da lavorare tutto intorno ai giri da ritorno, perché in realtà tutti i giri si iniziano e si terminano come la maglia alta, continuando quindi le strisce che abbiamo qui di maglie alte. Quindi io adesso inizio e farò semplicemente le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, mi avvicino così potete vedere meglio, 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la mia maglia alta, salto 2 maglie alte e nella terza vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta,
catenella, rientro maglia alta, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare la maglia alta, 2 catenelle. Quindi adesso continuerò normalmente il primo giro, vi farò vedere come si termina, poi è inutile vi faccio vedere diciamo gli altri giri perché vi spiegherò che si inizia e si termina con la maglia alta come abbiamo fatto comunque per i giri di tutto tondo. Comunque adesso terminerò il primo giro e vi farò vedere appunto come si termina e come si inizia il secondo. Quindi sto per terminare il primo giro, vado a fare le ultime 2 catenelle e vado dove ho messo il marcatore, quindi entro nella maglia alta e faccio una maglia alta. E vedete, adesso io giro la lavorazione e vado a fare il giro come facciamo all'inizio, quindi vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, vado direttamente dove ho la maglia alta, la prima delle mie 3 maglie alte fatte nella stessa maglia di base del giro precedente e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Quindi vado a lavorare normalmente, ogni giro terminerò il giro facendo sempre una catenella e una maglia alta e inizierò il terzo giro facendo una maglia alta, 3 maglie alte chiuse insieme e terminerò dall'altra parte con 3 maglie alte chiuse insieme e maglia alta. Quindi vedete, inizio uguale alla fine, si fa sempre la maglia alta per poter iniziare. Quindi adesso andrò a fare l'unica cosa che vi dico, mi rigiro il lavoro così lo vedete e mi allontano un po' con la telecamera. Allora, un'unica cosa che farò io dopo aver fatto il primo motivo, sul davanti poi andrò a lavorare soltanto un motivo, quindi io adesso farò i miei 4 giri andando da destra a sinistra e poi invece lavorerò soltanto su un motivo, questo perché voglio fare lo scollo quadrato, un bello scollo largo sul davanti e quindi lavorerò poi soltanto sui due motivi. Naturalmente io adesso continuerò a lavorare e vi farò vedere appunto il fatto che io lavorerò soltanto un motivo fino ad arrivare all'altezza delle spalle, mentre dietro lavorerò lo stesso numero di giri ma lavorerò sempre per tutto il pezzo, quindi non farò le spalline anche dietro, le farò solo avanti perché dietro voglio un pezzo unico. Però naturalmente se voi preferite potete fare le spalline anche soltanto anche dietro invece di farle soltanto sul davanti, come preferite. Io dietro preferisco che mi arrivi fino alle spalle, quindi avanti farò le spalline, le farò soltanto sul davanti. Allora, ho ripetuto un totale di 4 giri e come ho fatto un motivo l'ho fatto tutta, parlo del davanti, l'ho fatta per tutto il lato, da destra a sinistra, mentre come potete vedere gli altri 3 motivi li ho fatti soltanto per una fila, mentre dietro ho fatto tutto al pezzo, quindi senza fare spalline, le spalline sono solo avanti, proprio per creare questo scollo quadrato che a me piace tantissimo. Non farò maniche né niente perché questa alla fine è diciamo una canotta, quindi mi va benissimo così com'è, quindi la mia maglia è terminata.